bene, chiudiamo questa puntata che credo sia meglio. Sogno! Contento. Ma che pure. Chiude, signor Matanga? Vi ho portato Piero Danza! Fa finta di leggere. La gente c'è che Scooby-Doo papà. Te la pongo qua. Parapapapà. Poesia! Si sente male lei, signora. Fa molto ridere. E quelli in Italia due sono. Moto. Ondulatorio, sussultorio. E da quest'anno, rotatorio. Bravo, Piero Danze! Alta comicità. Artista completo, lo può chiamare professore. A chiamare professore, chiamiamo professore. Laureato in scienze politiche. Veramente. Sparo minchiati di qualità. Pum! Fa morire dalle risate, eh. Lui è Crozza, lui Crozza Benigni. Questi sono i comici d'Italia. Sogno me chi tutte, sogno un number one. Cupaggia, mettiamo una raffa. Io non parlo, non lo neanche lo guardo più in prova questo pezzo. Occhio tu! Uno e due, a te. Tu puoi fare quello che vuoi, tanto qua la gente, finché la gente ride. È Tascio. Vai. Lei dice che è Tascio? No, di più. Pervenuti quasi alla cessazione di questa ennesima edizione, noto con acquiescenza che il suo quoziente intellettivo è inferiore allo zero. Onde evitare spiacevoli inconvenienti, ignorerò il suo concetto villano e scorretto. Ci dice pure Adema. Pembe! Pembe, pembe! Oggi fuoco! Cocote non c'è la maitorana, Atanga! Sì, ma ci spieghi il significato della parola cessazione? Cessazione è quando si ho cesso e dice ma quando finisci stazione? Ma pure voi ridete, ma veramente, ma state scherzando. Faccio, lei insegna piace. Insegna la vita attraverso gestualità filosofiche. Questo dice una parola, ma dice, che vuol dire? Spiegancillo. Vabbè, manco lo sa lui. Manco lo sapendo. E questa sera ho portato la mia arte. Voglio darle una dimostrazione, quindi mette tagnone e continua a fare il beota. Beota. Ma glielo chiedo perché l'ha imparato, lo sa a memoria cosa vuol dire beota. Matapollo. Non è questa la spiegazione. E questa coreografia che porto stasera è dedicata al presentatore Tony Matranga, che ha l'abitudine di giudicare gli altri, soprattutto a me stesso, quando prima a tagliare suo specchio avesse essere io. Giusto. E la coreografia fa esattamente così. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Che vuol dire? Immunuto in mezza via, uso immunzutalia. Bravo Piero Danze! Un artista bello, simpatico, ma soprattutto avvolgente! Avvolgente perché? Ammo chi pane no stadio. Ciao, ciao, Matanga!